vivo qui in questo quartiere già ormai da 3 anni e mi piace tantissimo. E in questa via qui dove vivo ci sono tantissimi bei ristorantini, bar, pub, veramente molto carini. E c'è un ristorante che ho sempre guardato, giapponese, che ho sempre voluto andare e non ci sono mai andata. Quindi oggi ho appena finito di registrare un video per voi, quello dove faccio una critica della canzone Leave the Door Open. E mi è venuta una fame e allora approfitto per andare in questo ristorante. Ho chiamato, ho prenotato e sono le 6:30. Sto andando lì a cena da sola. Mi piace molto andare a cena da sola, devo dire, perché se ho voglia di fare una cosa, non è che aspetto qualcuno che venga con me. Faccio volentieri da sola perché così non so come spiegare. Ho voglia di fare, vado senza nessun problema. Tanta gente trova strano questa cosa di andare a cena da sola, ma invece a me piace. Vi racconto una storia. Quando ero piccola, avevo sui 12-13 anni, io andavo in vacanza a casa di mia zia Marta, che viveva a Rio de Janeiro, a Ipanema. Quindi quando avevo le vacanze da scuola, mia mamma mi mandava lì. E mi ricordo che ogni tanto mi capitava di andare in un ristorante che era proprio davanti al condominio di mia zia. Dovevo solo scendere l'ascensore e attraversare la strada. E all'epoca, penso, non avevamo queste paure di maniaci e cose varie. Io ci andavo lì da sola, mi ricordo, mangiavo un filetto con delle patatine fritte. E mi ricordo che mi sentivo molto importante e indipendente, sai, quando fai delle cose senza i tuoi genitori. Mi piaceva tantissimo e si vede che questa cosa mi è rimasta. Anche qui c'è un bellissimo negozio di prodotti spagnoli per mangiare. E il ristorante è lì, vedi? Ha un... Allora, praticamente tu hai tre tipi di set menu che puoi anche magari cambiare tra di loro, però tutte queste cose abbastanza complicate non saprei come spiegare. Comunque c'è questo 5 course set menu di scallop e tuna. Scallop è capasanta e tuna. Ho preso questo iberico and beef e poi c'è anche vegetariano. Il prezzo è di 36 pound per tutti i 1, 2, 3, 4, 5 dishes. E poi da bere ho preso un bicchiere di bianco, White Rioja, bicchiere da 125 ml, 6 pound e 50. Un po' caro, però tutto qui a Londra è caro. Ma soldi che valgono la pena spendere sono... Secondo me vale sempre la pena spendere soldi con... E mangiare qui a Londra è tipo una coccola che facciamo a noi stessi. Sì. Il cameriere è molto carino, preparato, gentile, mi è piaciuto. Non ho chiesto nessun permesso per registrare, va bene così. Truffle beef start. Ho sempre voluto fare la critica o guest ghost, quindi questo si presenta molto bene, però quello sporchino lì nell'angolo l'avrei tolto. Molto buono.
molto, sono tre pezzettini. La carne è morbidissima, veramente pieno di sapori orientali, giapponese, chiaro. La carne è bella morbida e c'è questo sapore di truffa. Buono. Allora, diciamo una cosa, una persona che prenota in un ristorante. Here we go, so this is the aubergine with the miso glaze on top. Melanzane. Ma stavo dicendo, una persona che prenota per venire a mangiare da sola alle 6:30 di sera, che è un orario dove il ristorante è vuoto, non c'è ancora tanta gente. Io, se il ristorante fosse mio, sinceramente così, un pensiero così, senza criticare tanto, avrei dato il tavolo migliore. Che il tavolo migliore qual è? Sono quei davanti alla finestra, giusto? Io sono sola, non potevi mettermi, mi sembra di essere in castigo. Sono seduta su un tavolino davanti a un muro, praticamente. Questa, sono seduta davanti al muro. Di là deve esserci la cucina e di là ci sono i tavoli minori, praticamente mi sembra come se mi hanno messo qua in castigo. Questa è la melanzana, io amo melanzana. Quello sai, io dico, lei, quando ho fatto la telefonata che ho prenotato il tavolo, lei mi ha chiesto se potevo lasciare il tavolo per 8:30. Se sono da sola non è che vengo qui a stare 2 ore. E se sono da sola, dammi il tavolo migliore che hai in ristorante. Sono delle fette, la fetta è abbastanza grossa, è morbidissima, succosissima, molto saporita, deliziosa, caldo. Ditemi se vi piace questo tipo di video, perché anche questo lo farei volentieri una volta al mese, così facendo finta di essere un ghost guest. Posso guardare tutto, guardare anche i bagni, tutto nel minimo dettaglio, perché ho fatto questo lavoro per tantissimi anni, ho sempre lavorato in bar e ristorante, quindi ho un po', capisco un po' cosa vuol dire avere un buon servizio o no, un bel ambiente. Per esempio, la musica qui è molto bassa, si sente poco, quindi avrei messo una musica un po' più alta, che ci sta con l'ambiente. Qui, in questa sala dove sono io, non ci sono casse di musica, quindi sarebbe una cosa da fare, da mettere. Casse di musica qua, in questa piccola salotta in castigo dove mi hanno messo. Questa melanzana era deliziosa, c'era anche mostarda, buonissima, veramente mi è piaciuto un sacco. Ho dato anche questa cosa qua, che vedo che tanti vanno pazzi, però a me non mi fa impazzire, secondo me non sa da niente. Come in tre, così, di benvenuto avrei dato qualcos'altro. Questo è il Iberico Pork fritto con il panko e barbecue sauce. Sembra buonissimo. Proviamo. Sento un che di curry, pieno di sapori. Non saprei distinguere benissimo questo barbecue sauce che c'ha. Il formaggio è buonissimo. Questo ristorante ha un pochino una fusion tra il modo di servire il giapponese, ad esempio iberico è spagnolo, è un porco, un maiale spagnolo. Quindi avevo chiesto al ragazzo se questo giapponese era una fusion anche con food spagnolo, lui mi ha detto di no. Secondo me non è abbastanza preparato a questo punto. Lui si chiama tapas perché c'ha questo sistema di portarti delle piccole porzioni. Buonissimo. Questo ristorante anche si chiama Aun K
che è una parola spagnola tradotta in italiano, significa ancora di yet, come ainda in portoghese. Quindi c'è il nome spagnolo, è un ristorante giapponese molto interessante. Salmon tartare with the sweet chili sauce. Sembra delizioso. E adesso ho preso una birra açaí da 4 pound, perché io non posso avere solo un bicchiere di vino da 125 ml. Conviene bere la birra per 4 pound invece che il bicchiere di vino 6 pound e 50 a 125 ml. Questo ultimo era buonissimo, era il salmon tartare con sweet chili. Mi piace una cosa, che tu hai solamente 3 opzioni da scegliere, perché portano tutto, ti portano i 5 piatti e tu devi solo scegliere l'opzione tra vegetali, carne o pesce. Thank you. Question noodle. No, I'm. Ha messo il coso qua sopra. Mi ha detto solo fish noodle. Yeah. Che praticamente c'ho una tempura, un gambero qua, una tempura, noodles molto fini. E questo non è caldo, è freddo. Sorry. Yeah, I mean, when did you come to see? Well, I left that when I was very, very young. Okay. Molto gustoso. Molto saporito, buono. E tempura. When I go back, sometimes it pops out. It pops out. È buono. È caldo. Mi sembra strano che ti servano. Adesso devo magari alzare un po' la voce. Sembra strano che ti servano. Faccio un po' di cacca. Questo noodles freddo, ma proprio freddo, no? Neanche freddo a temperatura ambiente, sembra freddo proprio da frigo. Il gambero c'è un po' di cacca. C'è tantissimo gusto di pesce, proprio, sai quel pesce, proprio pesce freschinoso. Questo non mi è piaciuto tantissimo. It's similar to salted caramel. Okay. But very thick and sweet. So I will try that. Yeah? Yeah. Okay. Cool. Thank you. No worries. Thank you. Adesso il gelato, ci sono due gusti, il mango e il acio miso gelato. Provo questo, qualcosa di diverso che lei ha detto che è un po' tipo sotto salato, caramellato salato. Bellissima questa ciotolina con il cucchiaino dorato. Molto particolare. Non è un gelato dolce. È molto diverso, ma è buonissimo. Però diciamo che come dolce, compreso in questo set menu, avrei fatto qualcosa di un po' più speciale. Bagno qua. Sono rimasta malissimo. Però dai, diciamo che nei piccoli dettagli mi piace questa cosa qua. È piccolissimo, però è carino, curato nei piccolissimi dettagli. Can I have the bill, please? Of course, yeah. Thank you. Praticamente più il service charge, qui abbiamo il service charge, pagato 55,69 con la pallina di gelato a 3 pound. Secondo me la pallina di gelato dovrebbe essere inclusa nel set menu. Non c'era la necessità di far pagare 3 pound per una pallina di gelato.
Okay, so just an asahi. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. You too. Bye. Cioè, avete visto adesso, no? Ho appena lasciato il ristorante, dopo un'ora. Avrebbero potuto darmi quel tavolino lì davanti alla finestra, piuttosto di mettermi davanti al muro. Insomma, ho avuto un buon mangiare, il cibo era buono, però non è stata una gran esperienza nel complesso. L'ambiente, la musica, non è facile intrattenere magari un cliente che viene da solo. Non so se ci tornerò, credo di no. Per fare un esempio, non voglio fare la criticona, non voglio fare la pesante, però c'è un altro ristorante un po' più giù della strada, spagnolo, che io sono andata da sola già 3 volte e ci tornerò ancora, perché è troppo facile che ti diverti e hai una bella serata se sei in buona compagnia, ma se sei da solo, un cliente da solo, bisogna essere un po' più coccolato, un po' più curato. Va bene, dai, magari sarà veramente inusuale vedere un cliente da solo. Insomma, spero vi sia piaciuto questo video, fatemi sapere se vi è piaciuto, posso farne altri molto volentieri, che a me piace. Fatemi sapere, un bacio, ciao, alla prossima.